L'avventura dei piani di Bruce Partington. Era il novembre del 1895. Nella terza settimana di quel mese, una densa coltre giallastra di nebbia gravava su Londra. Dal lunedì al giovedì era praticamente impossibile scorgere la sagoma dei palazzi di rimpetto alle nostre finestre di Baker Street. Il primo giorno, Holmes si era dedicato a fare le note di richiamo nel suo grosso album di consultazione. Il secondo e il terzo si era pazientemente occupato di un argomento che costituiva il suo ultimo hobby, la musica del Medioevo. Ma quando per il quarto giorno consecutivo, alzandoci dal tavolo della colazione, vedemmo quella nebbia filante, untuosa, scura, turbinare, ancora davanti ai nostri occhi per condensarsi in gocce oleose sui vetri della finestra, il carattere impaziente e attivo del mio amico era arrivato al limite della sopportazione. Andava avanti e indietro per la stanza in una febbre di energia repressa, mordendosi le unghie, tamburellando con le dita sui mobili e mordendo il freno. «Niente di interessante sul giornale, Watson?» chiese. Sapevo che dicendo «interessante», Holmes si riferiva a qualcosa di interessante sotto l'aspetto criminale. C'era la notizia di una rivoluzione, di una possibile guerra, di un imminente scambio di governo. Tutte cose che al mio amico non interessavano. Non riuscivo a trovare niente che avesse a che fare con la criminalità, se non notizie futili e banali. Holmes ebbe un gemito e riprese il suo irrequieto andirivieni. «I criminali londinesi mancano certo di iniziativa», osservò con la voce acrimoniosa del cacciatore piantato in asso dalla preda. «Guardi fuori dalla finestra, Watson. Guardi come le persone si intravedono ogni tanto, vagamente, e poi scompaiono di nuovo nel muro di nebbia. In una giornata come questa, ladri e assassini potrebbero aggirarsi tranquillamente per Londra, come le tigri nella giungla, invisibili fino all'istante dell'attacco e anche allora visibili solo alla vittima. Ci sono stati numerosi furtarelli, dissi. Holmes sbuffò sdegnosamente. Questo ampio, focoso palcoscenico merita qualcosa di meglio, rispose. È una fortuna per la società che io non sia un criminale. Oh, questo è sicuro, convenni calorosamente. Immagini che io sia Brooks o Woodhouse o una qualsiasi di quella cinquantina di persone che hanno buoni motivi per eliminarmi. Per quanto tempo riuscirei a sfuggire? Un invito, un appuntamento fasullo e sarebbe tutto finito. Per fortuna non ci sono giornate di nebbia come questa nei paesi latini. I paesi dove si ammazza la gente. Per Giove, finalmente qualcosa per interrompere la monotonia. Era la domestica con un telegramma. Holmes lo aprì in fretta e scoppiò a ridere. Bene, bene, questa poi, esclamò. Il fratellino Mycroft viene a farci visita. E che c'è di strano? Chiesi. Che c'è di strano? È come incontrare un tram in un viottolo di campagna. Mycroft ha i suoi binari e li segue. Il suo appartamento a Pall Mall, il Diogenes Club, Whitehall. Il suo itinerario è quello. Una volta sola, è venuto qui. Cosa mai può averlo fatto deragliare? Non lo spiega? Holmes mi porse il telegramma del fratello. Devo vederti, Cadogan West. Arrivo subito, Mycroft. Cadogan West è un nome che ho già sentito. A me non ricorda nulla, ma che Mycroft debba piombare qui in questo modo. Tanto varrebbe che un pianeta uscisse dalla sua orbita. A proposito, lei sa cosa fa Mycroft? Ricordavo vagamente una spiegazione all'epoca dell'avventura dell'interprete greco. Mi ha detto che aveva qualche incarico governativo di scarso rilievo. Holmes ridacchiò. Allora non la conoscevo così bene. Bisogna essere discreti quando si parla di importanti questioni di Stato. Ha ragione di pensare che lavori per il governo. In un certo senso, avrebbe ragione anche se dicesse che, occasionalmente, è il governo. Mio caro Holmes, immaginavo che sarebbe rimasto sorpreso. Mycroft guadagna 450 sterline l'anno, rimane un dipendente, non ha ambizioni di nessun genere, rifiuta onori e titoli, ma resta pur sempre la persona più indispensabile per il paese. Ma in che modo? Beh, si trova in una posizione unica, se l'è creata lui stesso. Non c'era mai stato niente di simile prima, né ci sarà in futuro.
Mycroft possiede un cervello ordinato e metodico, con un'enorme capacità di incamerare nella memoria fatti che riguardino chiunque. Le stesse grandi facoltà che io ho dedicato alla scoperta dei crimini, lui le ha dedicate a questa sua attività particolare. Le conclusioni elaborate da ogni dipartimento dello Stato passano per le sue mani. Lui è, per così dire, la borsa centrale, la stanza di compensazione che elabora il saldo. Supponiamo che un ministro abbia bisogno di informazioni su un argomento che coinvolge la Marina, l'India, il Canada e il problema del bimetallismo. Potrebbe riceverle separatamente, da vari dicasteri, ma Mycroft è l'unico in grado di sintetizzarle e di dire subito in quale modo ciascun fattore può influenzare l'altro. In un primo tempo si servirono di lui come di una scorciatoia, una comodità. Ora si è reso indispensabile. In quel suo gran cervello ogni cosa è incasellata e può essere tirata fuori in un istante. Più di una volta la sua parola è stata decisiva per la politica nazionale. È la sua vita. Non pensa ad altro tranne quando, come esercizio mentale, si rilassa se vado da lui a chiedergli un consiglio per uno dei miei piccoli problemi. Ma oggi Giove scende dall'Empireo. Cosa mai vorrà dire? Chi è Cadogan West? E cosa c'entra con Mycroft? «Ci sono!» esclamai, rovistando nel mucchio dei giornali sul divano. «Certo, certo, eccolo qui, non c'è dubbio! Cadogan West! Era il giovanotto trovato morto nella metropolitana martedì mattina!» Holmes si arrestò con la pipa a mezz'aria. «Deve essere una cosa seria, Watson. Un decesso che ha indotto mio fratello a cambiare le sue abitudini non può essere una faccenda di normale amministrazione. Ma cosa mai potrà averci a che fare?» Per quanto ricordo, il caso non presentava particolare interesse. A quanto pareva, il giovanotto era morto cadendo dal treno, non era stato derubato e non c'erano motivi particolari che facessero pensare a un omicidio, non è così? «C'è stata un'inchiesta», risposi, «e sono emersi molti fatti nuovi. A un esame più attento, direi che, certo, si tratta di un fatto strano». A giudicare dall'effetto prodotto su mio fratello, deve essere davvero stranissimo. Si rannicchiò nella sua poltrona. «Ora, Watson, sentiamo i fatti». L'uomo si chiamava Arthur Cadogan West, 27 anni, scapolo, impiegato al Woolwich Arsenal. Dunque, un dipendente statale. Si comincia a vedere il nesso col fratellino. Si è allontanato da Woolwich improvvisamente lunedì sera. L'ultima a vederlo è stata la fidanzata, la signora Violet Westbury, che ha lasciato bruscamente nella nebbia verso le 7:30 di quella sera. Non c'era stato fra loro alcun litigio e la ragazza non sa spiegare il suo comportamento. L'unica notizia che si è poi avuta di lui è che è stato trovato morto da un operaio addetto alle rotaie, un certo Mason, proprio fuori dal Gate Station, lungo la linea della metropolitana. Quando? Il corpo è stato trovato alle 6 di martedì mattina. Giaceva lontano dalle rotaie, sulla sinistra del percorso andando verso est, vicino alla stazione, nel punto dove il treno esce dal tunnel. Aveva il cranio fracassato, il che poteva essere stato provocato dalla caduta dal treno. Solo così il corpo poteva trovarsi lungo la linea ferroviaria. Se fosse stato trasportato lì da una strada vicina, avrebbe dovuto superare il posto di controllo dove c'è sempre un incaricato. Questo punto sembra assolutamente certo. Benissimo, il quadro è abbastanza chiaro. L'uomo morto o vivo è caduto o è stato gettato dal treno. Fin qui ho capito. Vado avanti. I treni che passano sui binari accanto ai quali è stato trovato il corpo sono quelli che vanno da ovest a est, qualcuno esclusivamente delle linee metropolitane, altri provenienti da Willesden e da altre stazioni di raccordo più lontane. Si può affermare con sicurezza che, al momento della morte, l'uomo viaggiava in questa direzione, in una qualche ora della notte. Ma è impossibile sapere in che punto sia salito sul treno. Lo si può vedere facilmente dal biglietto? Non aveva in tasca nessun biglietto. Nessun biglietto? Parola mia, Watson, questo è davvero molto strano. So per esperienza personale che è impossibile raggiungere la piattaforma di un treno della metropolitana se prima non si è esibito il biglietto. Presumibilmente, quindi, il giovanotto ne aveva uno. Gli è stato sottratto perché non si sapesse da quale stazione proveniva? È possibile.
Oppure lo ha lasciato cadere lui nel vagone. Possibile anche questo. Ma è un punto stranamente interessante. A quanto ho capito, non c'erano segni di furto. Pare di no. Qui c'è un elenco dei suoi effetti. Un portamonete con 2 sterline e 15 pence. Un libretto d'assegni sulla filiale di Woolwich, della Capital Counties Bank. Proprio tramite questo libretto d'assegni è stato possibile stabilire la sua identità. C'erano anche 2 biglietti per la prima galleria del Woolwich Theatre per quella sera stessa. E anche un pacchetto di documenti tecnici. Holmes ebbe un'esclamazione di soddisfazione. Finalmente ci siamo, Watson. Governo britannico, Woolwich Arsenal, carte tecniche, mio fratello Mycroft. Il quadro è completo. Ma se non mi sbaglio, eccolo che arriva per dirci tutto lui stesso. Un attimo dopo, l'alta imponente figura di Mycroft Holmes fu introdotta nella stanza. Pesante e massiccia, quella sagoma suggeriva una certa primitiva inerzia fisica, dominata però da una fronte così maestosa, 2 occhi grigio acciaio così profondi e penetranti, una bocca dalle linee così decise e pur così sottilmente espressive che al secondo sguardo ci si dimenticava di quel corpo massiccio per ricordare solo quella mente superiore. Lo seguiva alle calcagna il nostro vecchio amico, l'ispettore Lestrade, esile e austero. L'espressione grave dei 2 volti era foriera di gravi notizie. L'ispettore ci strinse la mano in silenzio. Mycroft Holmes si liberò faticosamente del cappotto e si lasciò cadere in poltrona. «Una faccenda davvero molto seccante, Sherlock», disse. «Mi secca terribilmente ogni deroga alle mie abitudini, ma ho dovuto obbedire alle alte sfere. Data l'attuale situazione nel Siam, la mia assenza dall'ufficio giunge quanto mai a sproposito, ma si tratta realmente di una crisi. Non ho mai visto il primo ministro così sconvolto. In quanto all'ammiragliato, ronza come un alveare capovolto. Hai seguito il caso sui giornali? Lo abbiamo appena letto. Di che genere di documenti tecnici si trattava? Ah, questo è il punto. Per fortuna non è trapelato, altrimenti la stampa sarebbe stata in subbuglio. I documenti che quel disgraziato giovanotto aveva in tasca erano i piani del sottomarino Bruce Partington. Mycroft Holmes parlava con una solennità che enfatizzava l'importanza del soggetto. Suo fratello ed io restammo in attesa. Non dirmi che non ne hai sentito parlare. Credevo che tutti sapessero di che si tratta. Ho sentito solo il nome. Sarebbe impossibile esagerarne l'importanza. Si tratta del segreto statale più gelosamente custodito. Puoi credermi se ti dico che uno scontro navale diventa impossibile nel raggio di operazioni del Bruce Partington. 2 anni fa, una grossa somma è stata fatta passare attraverso le maglie del bilancio preventivo dello Stato ed è servita ad acquistare il monopolio dell'invenzione. Si è fatto di tutto per tenere segreta la transizione. I piani, complicatissimi, comprendono 30 di brevetti separati, ciascuno dei quali indispensabile per il funzionamento del sottomarino. E sono custoditi in una cassaforte speciale, in un ufficio riservato adiacente all'arsenale, con porte e finestre blindate. Quei piani non dovevano mai, per nessun motivo, uscire da quell'ufficio. Se l'ingegnere capo della Marina desiderava consultarli, perfino lui doveva recarsi all'ufficio di Woolwich. Eppure, li troviamo nella tasca di un giovane impiegato deceduto nel cuore di Londra. Da un punto di vista ufficiale, è semplicemente spaventoso. Ma ne siete rientrati in possesso? No, Sherlock, no! Questo è il guaio. Non è così. 10 grafici sono scomparsi da Woolwich. Cadogan West ne aveva in tasca solo 7. I 3 più importanti sono scomparsi, rubati, svaniti. Devi lasciar perdere qualsiasi altro impegno, Sherlock. Lascia perdere i tuoi soliti giochetti di polizia. Quello che devi risolvere è un problema di vitale importanza per il paese. Perché Cadogan West ha preso i documenti. Dove sono quelli mancanti? Come è morto, come è arrivato il suo corpo, dove è stato trovato, come si può rimediare a questo disastro? Trova una risposta a tutte queste domande e avrai reso un buon servizio al tuo paese. Perché non lo risolvi tu stesso, Mycroft? Le tue capacità non sono inferiori alle mie. Può darsi, Sherlock, ma la questione è raccogliere i particolari.
Dammi i tuoi particolari e, senza spostarmi dalla poltrona, ti darò l'eccellente parere di un esperto. Ma correre qua e là, interrogare la polizia ferroviaria, stendermi per terra con una lente, non è il mio mestiere. No, sei tu quello che può chiarire la faccenda. Se hai voglia di vedere il tuo nome nel prossimo elenco delle onorificenze... Il mio amico scosse il capo sorridendo. Gioco per amore del gioco, disse. Ma il problema presenta senza dubbio degli aspetti interessanti e sarò felicissimo di occuparmene. Qualche altro fatto, per favore? Ho buttato giù su questo foglietto i fatti essenziali, con qualche indirizzo che ti sarà utile. Attualmente il custode ufficiale dei documenti è il famoso esperto del governo Sir James Walter, le cui onorificenze e titoli occupano parecchio spazio nel chi è. Ha fatto i capelli grigi in servizio, è un gentiluomo, ospite favorito in molte famiglie di riguardo e soprattutto un uomo il cui patriottismo è al di sopra di ogni sospetto. È uno dei due che hanno la chiave della cassaforte. Posso aggiungere che i documenti erano sicuramente nell'ufficio durante l'orario di lavoro, lunedì, e che Sir James partì per Londra verso le 3 del pomeriggio, portando con sé la sua chiave. Ha trascorso tutta la sera in cui si verificò l'incidente a casa dell'ammiraglio Sinclair, a Barclay Square. Questa circostanza è stata verificata? Sì, suo fratello, il colonnello Valentine Walter, ha testimoniato sulla sua partenza da Woolwich e l'ammiraglio Sinclair sul suo arrivo a Londra. Quindi Sir James non è più direttamente coinvolto nella faccenda. Chi era l'altra persona che aveva la chiave? L'impiegato più anziano e progettista, il signor Sidney Johnson. Un uomo di 40 anni, sposato, con 5 figli. È un individuo silenzioso, scontroso, ma che nell'insieme ha un ottimo curriculum nel settore pubblico. Poco popolare fra i colleghi, ma gran lavoratore. Secondo la sua deposizione, corroborata solo dalla parola di sua moglie, lunedì dopo l'ufficio è rimasto a casa per tutta la sera e la chiave è rimasta sempre attaccata alla catena dell'orologio dove la tiene. Dici di Cadogan West? Lavora nella pubblica amministrazione da 10 anni e ha sempre fatto un buon lavoro. Ha fama di essere impulsivo, una testa calda, ma un uomo onesto e retto. Non abbiamo niente contro di lui. Aveva l'ufficio accanto a quello di Sidney Johnson. I suoi incarichi lo portavano ogni giorno in contatto personale con i progetti. Non li maneggiava nessun altro. Chi li ha messi in cassaforte quella sera? Sidney Johnson, l'impiegato anziano. Beh, sembra che non ci sia dubbio su chi li ha portati via. Sono stati trovati addosso a Cadogan West, mi pare definitivo, no? Infatti, Sherlock, ma ci sono ancora tante cose inspiegabili. In primo luogo, perché li ha presi? Immagino che avessero un certo valore. Avrebbe potuto tranquillamente ricavarne parecchie migliaia di sterline. Puoi suggerire un qualche motivo plausibile per portare i documenti a Londra se non per venderli? No, non posso. Allora, dobbiamo partire da questa ipotesi. Il giovane West ha sottratto i documenti. Ora, poteva farlo solo se aveva una chiave falsa. Parecchie chiavi false. Doveva aprire il portone d'ingresso e la porta dell'ufficio. Diciamo allora che aveva parecchie chiavi false. Ha portato i documenti a Londra per vendere il segreto, ripromettendosi, senza dubbio, di rimetterli in cassaforte la mattina dopo, prima che se ne notasse la scomparsa. Mentre era a Londra per quella sua poco onorevole missione, è stato ucciso. In che modo? Possiamo supporre che stesse facendo ritorno a Woolwich quando è stato ucciso e buttato giù dal treno. Aldgate, dove è stato rinvenuto il corpo, è molto dopo la stazione di London Bridge, dove sarebbe dovuto passare per raggiungere Woolwich. Si possono immaginare molti motivi per cui abbia oltrepassato London Bridge. Per esempio, che nello scompartimento ci fosse qualcuno con cui era immerso in un interessante colloquio. Poi il colloquio degenera in una colluttazione, durante la quale perde la vita. O forse ha tentato di lasciare lo scompartimento, è caduto sui binari ed è morto. L'altra persona chiude lo sportello, c'è una fittissima nebbia e nessuno vede niente. Con quello che sappiamo fino a questo momento, è la spiegazione più attendibile. Ma pensa a quante cose hai tralasciato di considerare, Sherlock. Supponiamo, per amor di chiacchiera, che il giovane Cadogan West avesse deciso di portare le carte a Londra.
avrebbe naturalmente preso un appuntamento con l'agente segreto e si sarebbe tenuto la serata libera. Invece, ha comprato due biglietti per il teatro, ci ha accompagnato la fidanzata fino a metà strada, poi all'improvviso è scomparso. «Una manovra diversiva», disse Lestrade, che era rimasto ad ascoltare la conversazione con una certa impazienza. «Una manovra molto singolare. Questa è l'obiezione numero uno. Obiezione numero due. Supponiamo che arrivi a Londra e si incontri con l'agente straniero. Deve rimettere i documenti al loro posto prima della mattina o se ne riscoprirà la mancanza. Ne ha portati via 10. In tasca ne aveva solo 7. Che fine hanno fatto gli altri 3? Non li avrebbe certo ceduti di sua spontanea volontà. E ancora, qual è il prezzo di questo tradimento? Ci si sarebbe aspettati di trovargli in tasca una grossa somma di denaro? A me sembra tutto chiarissimo, disse Lestrade. Non ho dubbi su quanto è successo. Ha preso i documenti per venderli, si è incontrato con l'acquirente, non si sono messi d'accordo sul prezzo, ha ripreso la strada di casa, ma l'agente è andato con lui. Sul treno lo ha ucciso, ha preso i documenti più importanti e ha buttato il corpo giù dal treno. Questo spiegherebbe tutto, no? Come mai non aveva il biglietto? Il biglietto avrebbe indicato la stazione più vicina dalla casa dell'agente segreto, quindi gliel'ha tolto dalla tasca. Bene, Lestrade, molto bene, disse Holmes. La sua teoria regge, ma se è vera, il caso è chiuso. Da una parte il traditore è morto, dall'altra i piani del sottomarino Bruce Partington presumibilmente sono già sul continente. Che ci resta da fare? Agire, Sherlock, agire, gridò Mycroft balzando in piedi. Il mio istinto mi dice che la spiegazione non è questa. Usa le tue facoltà. Vai sulla scena del delitto. Parla con le persone coinvolte. Non trascurare niente. In tutta la tua carriera non hai mai avuto un'occasione come questa per renderti utile al tuo paese. D'accordo, d'accordo, rispose Holmes stringendosi nelle spalle. Andiamo, Watson. E lei, Lestrade, potrebbe concederci il piacere della sua compagnia per un'ora o due? Cominceremo con il fare una visitina alla stazione di Aldgate. Arrivederci, Mycroft. Ti farò avere un rapporto prima di sera, ma ti avviso fin d'ora che non sarà un granché. Un'ora dopo, Holmes, Lestrade ed io eravamo sulla linea della metropolitana, nel punto in cui esce dal tunnel, subito prima della stazione di Aldgate. Un cortese, anziano signore, dal viso rubicondo rappresentava la compagnia ferroviaria. Il corpo del giovanotto era steso qui, disse indicando un punto a circa 3 piedi dalla rotaia. Non poteva essere caduto dall'alto, perché, come vedete, sono pareti nude. Quindi non poteva che provenire dal treno, e quel treno, per quanto abbia potuto ricostruire, deve essere passato verso la mezzanotte di lunedì. Sono stati esaminati gli scompartimenti per eventuali segni di colluttazione? Non ci sono segni del genere. E non è stato trovato nessun biglietto. Risulta che sia stato trovato uno sportello aperto? Nessuno. Abbiamo ricevuto nuove informazioni questa mattina, disse Lestrade. Un passeggero, che è passato dal gate con un vagone ordinario della metropolitana verso le 11:40 di lunedì sera, dice di aver sentito un colpo sordo, come di un corpo che cadeva sui binari, subito prima che il treno arrivasse in stazione. Ma c'era una nebbia fittissima e non si vedeva niente. Al momento non ha riferito l'incidente. Ehi, che le prende, signor Holmes? Il mio amico, con un'espressione tesa e intensa, stava fissando le rotaie che uscivano in curva dal tunnel. Aldgate è un nodo ferroviario e c'era una rete di scambi. Su questi era appunto concentrato il suo sguardo interrogativo e scorsi sul suo viso teso e vigile quella tensione delle labbra, quel fremito delle narici, quell'aggrottare di sopracciglia che conoscevo così bene. «Scambi», borbottò. «Gli scambi». «Cioè? Che cosa intende?» «Penso che non ci siano molti scambi in una rete come questa». «No, ce ne sono molto pochi». «E una curva. Scambi e una curva». «Per Giove, se solo fosse così». «Di che si tratta, signor Holmes? Ha un indizio?» «Un'idea, una traccia, niente di più. Ma il caso si sta facendo senza dubbio più interessante». «Unico, assolutamente unico. Eppure, perché no? Non vedo tracce di sangue sui binari». «L'osso era fratturato,
ma non c'erano gravi lesioni esterne. Eppure, qualche traccia di sangue avrebbe dovuto esserci. Potrei ispezionare il treno su cui viaggiava il passeggero che sentì il tonfo di una caduta nella nebbia? Temo di no, signor Holmes. Il treno è stato già diviso e le carrozze sono state agganciate ad altri convogli. Le assicuro, signor Holmes, intervenne Lestrade, che tutte le carrozze sono state esaminate con attenzione. Me ne sono occupato io stesso. Una delle debolezze più evidenti del mio amico era che non sopportava la gente con un cervello meno scattante del suo. Possibilissimo, rispose girando le spalle. Ma se dal caso che non sono i vagoni che desidero esaminare. Watson, qua abbiamo fatto tutto il possibile. Non la disturberemo oltre, signor Lestrade. Credo che ora la nostra indagine ci porti a Woolwich. A London Bridge, Holmes spedì un telegramma al fratello e me lo porse perché prima lo leggessi. Diceva così: un po' di luce brilla nelle tenebre, ma potrebbe spegnersi. Frattanto, prego mandare per fattorino a Baker Street, per consegna al mio ritorno, un elenco completo di tutte le spie straniere o gli agenti internazionali che risultano attualmente in Inghilterra, con indirizzi completi. Sherlock. Questo dovrebbe aiutarci, Watson, osservò mentre prendevamo posto nel treno per Woolwich. Senza dubbio, siamo in debito con il mio beneamato fratello Mycroft per averci sottoposto quello che promette di essere un caso davvero interessante. Il suo viso aveva ancora quell'espressione di energia intensa e di eccitazione che mi dimostravano come qualche nuova e suggestiva circostanza avesse aperto una linea di pensiero stimolante. Immaginate un segugio che si aggira ciondolando per il canile, a testa bassa e coda fra le gambe. E immaginate poi lo stesso cane che con occhi lucenti e muscoli tesi corre seguendo una traccia che ha fiutato nettamente. Tale era stato il cambiamento verificatosi in Holmes da quella mattina. Era un uomo totalmente diverso dalla persona annoiata e fiacca, in veste da camera color topo, che solo poche ore prima si aggirava così irrequieto nella nostra stanza circondata dalla nebbia. «Qui c'è del materiale, ci sono delle possibilità», disse. «Sono proprio uno stupido a non averlo capito prima». «In quanto a me, brancolo nel buio». «Il fine non è chiaro nemmeno a me, ma ho un'idea che potrebbe condurci lontano. L'uomo è morto da qualche altra parte e il suo corpo era sul tetto del vagone». «Sul tetto?» «Straordinario, vero? Ma consideri i fatti. È una coincidenza che sia stato trovato proprio nel punto in cui il treno oscilla e vibra mentre imbocca uno scambio in curva. Non è proprio il posto dove ci si aspetta che un oggetto sul tetto cada giù? Gli scambi non disturberebbero nulla all'interno del vagone. O il corpo è caduto dal tetto o si è verificata una coincidenza davvero strana. E veniamo alla faccenda del sangue. Certo, se il corpo aveva sanguinato altrove, non c'era sangue sul binario. Ognuna di queste due cose è altamente suggestiva in sé per sé. Insieme hanno un notevole peso. «E la faccenda del biglietto?» esclamai. «Appunto. Non riuscivamo a spiegare la mancanza del biglietto, ma questo la spiegherebbe. Tutto combacia». «Ma anche supponendo che così fosse, siamo ancora ben lontani da risolvere il mistero della sua morte. Anzi, più che semplificarsi, si complica». «Forse», rispose pensieroso Holmes. «Forse». Ricadde in una silenziosa meditazione che durò fino a quando il treno arrivò finalmente a Woolwich Station. Lì chiamò una carrozza e trasse di tasca il foglietto mandatogli da Mycroft. «Questo pomeriggio abbiamo parecchi giretti da fare», disse. «Credo che la nostra attenzione dovrebbe rivolgersi per primo a Sir James Walter». La casa del famoso funzionario era una bella villa, con dei prati verdi che scendevano fino al Tamigi. Quando arrivammo, la nebbia si stava diradando per lasciar passare un sottile e acquoso raggio di sole. Un maggiordomo rispose alla nostra scampanellata. «Sir James, signore», disse con aria solenne. «Sir James è morto questa mattina». «Santo cielo!» esclamò Holmes, stupito. «Com'è morto?» «Forse, signori, vorrete accomodarvi e parlare con il fratello di sua signoria, il colonnello Valentine». «Sì, forse è meglio». Fummo fatti entrare in un salotto in penombra, dove un istante dopo
ci raggiunse un bell'uomo, molto alto, con una leggera barba, sulla cinquantina, il fratello minore dello scienziato defunto. Gli occhi stralunati, le guance macchiate, i capelli spettinati denunciavano il terribile colpo che si era abbattuto sulla sua famiglia. Non riusciva a parlarne in maniera coerente. «È stato questo terribile scandalo», disse. «Mio fratello, Sir James, aveva un profondo senso dell'onore e non poteva sopravvivere a una cosa del genere. Gli ha spezzato il cuore. Era sempre stato così fiero dell'efficienza del suo dipartimento e questo l'ha annientato. Speravamo che avrebbe potuto darci qualche indicazione per aiutarci a risolvere la faccenda. Vi assicuro che per lui era un mistero, come lo è per lei e per tutti noi. Aveva già detto alla polizia tutto quello che sapeva. Naturalmente non aveva dubbi sulla colpevolezza di Cadogan West, ma tutto il resto era inspiegabile. Lei non può dirci nulla di nuovo? So solo quello che ho letto o sentito. Non vorrei sembrarle scortese, ma lei capisce, signor Holmes, che al momento siamo sconvolti e devo pregarla di concludere questo colloquio. È uno sviluppo davvero inatteso, disse il mio amico quando risalimmo in carrozza. Mi domando se si è trattato di morte naturale o se quel povero diavolo si è ucciso. Nel qual caso potrebbe essere un sintomo di un senso di colpa per non aver fatto il proprio dovere? Una domanda che dobbiamo lasciare al futuro. Ora dobbiamo rivolgerci ai Cadogan West. Una casa piccola ma ben tenuta, nei sobborghi della città, ospitava l'afflitta madre. L'anziana signora era troppo prostrata dal dolore per esserci di aiuto, ma al suo fianco c'era una giovane donna dal volto pallido che si presentò come Violet Westbury, la fidanzata del morto, e l'ultima ad averlo visto in quella sera fatale. «Non riesco a spiegarmelo, signor Holmes», disse. «Non ho chiuso occhio dal giorno della tragedia e ho pensato notte e giorno per cercare di capire il senso. Arthur era l'uomo più leale, cavalleresco e patriottico del mondo. Si sarebbe tagliato la mano destra piuttosto che vendere un segreto di Stato affidato alla sua custodia. È una cosa assurda, impossibile, ridicola per chiunque lo conosceva». «Ma infatti, signorina Westbury?» «Sì, sì, ammetto di non saperli spiegare». «Aveva per caso bisogno di denaro?» «No, le sue esigenze erano molto semplici e aveva un ottimo stipendio. Aveva messo da parte qualche centinaio di sterline e dovevamo sposarci a Capodanno». «Nessun segno di perturbazione mentale?» «Su via, signora Westbury, sia assolutamente sincera con noi». L'occhio vigile del mio compagno aveva notato un cambiamento nei suoi modi. La ragazza arrossì ed esitò. «Sì», disse alla fine. «Avevo l'impressione che fosse preoccupato per qualche cosa». «Da quanto tempo?» «Solo nell'ultima settimana, più o meno. Era pensieroso e turbato. Una volta ho insistito perché parlasse, ammesso che c'era in effetti qualcosa che riguardava la sua vita ufficiale. È una faccenda troppo grave perché io possa parlarne, perfino con te», rispose. «E non sono riuscita a sapere altro». Holmes era molto scuro in viso. «Vada avanti, signorina Westbury. Anche se sembra mettere in cattiva luce il suo fidanzato, vada avanti. Non si sa mai dove potremmo arrivare». «Davvero non ho altro da dire. Un paio di volte mi è sembrato che fosse sul punto di confidarsi con me. Una sera parlò dell'importanza del segreto e, se non ricordo male, disse che senza dubbio i servizi segreti stranieri avrebbero pagato una bella cifra per entrarne in possesso». Il viso di Holmes si fece ancora più grave. «Nient'altro?» «Ha detto che sotto questo aspetto c'era molta trascuratezza, che sarebbe stato facile per un traditore impadronirsi dei piani». «Ed è solo di recente che ha fatto questa osservazione?» «Sì, molto di recente». «Ora ci parli di quell'ultima sera». «Dovevamo andare a teatro. La nebbia era così fitta che sarebbe stato inutile prendere una carrozza. Quindi andammo a piedi e il tragitto ci portò vicino al suo ufficio. Improvvisamente è sfrecciato via nella nebbia». «Senza una parola?» «Solo un'esclamazione, nient'altro. Aspettai, ma non tornò. Allora mi avviai a piedi verso casa. La mattina seguente, dopo l'apertura dell'ufficio, vennero a fare delle domande. Verso mezzogiorno siamo state informate dell'accaduto. Oh, signor Holmes,
Se solo lei potesse salvare il suo onore, era così importante per lui. Holmes scosse tristemente il capo. Andiamo, Watson, disse. Dobbiamo cercare altrove. La nostra prossima tappa deve essere l'ufficio da dove sono stati sottratti i documenti. Le cose si erano già messe male per quel povero ragazzo, ma le nostre indagini le hanno peggiorate. Osservò mentre la carrozza si avviava lentamente. Il suo imminente matrimonio ci offre un movente per il crimine. Naturalmente aveva bisogno di denaro. L'idea gli era già balenata nella mente dal momento che ne ha parlato. Ha quasi reso la ragazza sua complice, dicendogli i suoi piani. Va proprio male. Ma sicuramente anche la personalità ha un suo peso, Holmes. E poi perché avrebbe dovuto lasciare la fidanzata in mezzo alla strada e precipitarsi a compiere un crimine? Esattamente. Ci sono delle obiezioni, ma devo combattere contro un caso quasi disperato. Il signor Sidney Johnson, l'impiegato anziano, ci venne incontro nell'ufficio accogliendoci con il rispetto che solitamente suscitava il biglietto da visita del mio amico. Era un tipo di mezza età, magro, ispido, occhialuto, con le guance smunte e le mani che si agitavano nervosamente per lo stress al quale era stato sottoposto. Brutta faccenda, signor Holmes. Brutta faccenda davvero. Ha sentito della morte del capo? Veniamo proprio adesso da casa sua. Qui è tutto sotto sopra. Morto il capo, morto Cadogan West, i documenti rubati. Eppure, quando abbiamo chiuso la porta lunedì sera, il nostro ufficio era uno dei più efficienti dell'amministrazione pubblica. Signore Dio, non posso pensarci che proprio West debba aver fatto una cosa simile. Lei è dunque sicuro della sua colpevolezza? Non vedo come potrebbe essere altrimenti. Eppure, mi sarei fidato di lui come di me stesso. A che ora avete chiuso l'ufficio lunedì sera? Alle 5. Ha chiuso lei? Sono sempre l'ultimo a uscire. Dove si trovavano i piani? In quella cassaforte. Ce li avevo messi personalmente. Non c'è un custode nell'edificio? C'è, ma deve controllare anche altri uffici. È un veterano di guerra, persona assolutamente fidata. Quella sera non ha visto niente. Certo, c'era molta nebbia. Supponiamo che Cadogan West volesse entrare negli uffici dopo l'orario di chiusura. Avrebbe avuto bisogno di 3 chiavi prima di poter arrivare ai documenti, no? Sì, la chiave del portone, quella dell'ufficio e quella della cassaforte. Solo Sir James Walter e lei avevate quelle chiavi. Io non avevo le chiavi delle porte, solo della cassaforte. Sir James era un uomo ordinato e metodico. Sì, credo di sì. So che per quanto riguarda quelle chiavi, le teneva tutte sullo stesso anello e portachiavi. L'ho visto spesso. E lo portava a Londra con sé? Così diceva. E la sua chiave è rimasta sempre in suo possesso? Sempre. Allora, se è lui il colpevole, West doveva averne avuto un duplicato, ma non gli era stata trovata addosso nessuna chiave. Un'altra cosa, se un impiegato avesse voluto vendere i piani, non sarebbe stato più semplice copiarseli, anziché prendere gli originali, come è successo? Per copiarli correttamente sarebbero occorse notevoli cognizioni tecniche. Ma immagino che Sir James, o lei, o West, abbiate quelle cognizioni tecniche. Senza dubbio. Ma la prego di non cercare di coinvolgere me in questa storia, signor Holmes. A che scopo fare tante ipotesi dal momento che i piani originali sono stati trovati addosso a West? Beh, è senza dubbio strano che abbia voluto correre il rischio di sottrarre gli originali quando poteva benissimo farne delle copie che sarebbero ugualmente servite al suo scopo. Strano, senza dubbio, però lo ha fatto. In questo caso, ogni indagine rivela qualcosa di inspiegabile. Ora, 3 documenti sono ancora mancanti. Se ho ben capito, sono i 3 più importanti. Sì, è così. Intende dire che chiunque abbia in mano quei 3 documenti, anche senza gli altri 7, sarebbe in grado di costruire un sottomarino Bruce Partington? Questo è quanto riferito all'ammiragliato. Ma oggi ho esaminato di nuovi progetti e non ne sono più tanto sicuro. Le doppie valvole con le fessure automatiche e autoregolabili sono disegnate su uno dei documenti di cui siamo rientrati in possesso. Fino a quando una potenza straniera non le inventi per proprio conto, non potrà costruire un sottomarino. Naturalmente,
è una difficoltà facilmente superabile. Ma i piani che mancano sono i più importanti. Sicuramente. Col suo permesso, credo che ora farò un giretto per l'ufficio. Non mi vengono in mente altre domande da porle. Esaminò la serratura della cassaforte, la porta della stanza e infine le persiane di ferro delle finestre. Solo quando uscimmo all'esterno, sul prato, il suo interesse si riaccese. Fuori dalla finestra c'era un cespuglio d'alloro e molti rami apparivano contorti o spezzati. Li esaminò attentamente con la lente, poi esaminò dei segni vaghi e confusi sul terriccio. Alla fine chiese all'impiegato di chiudere le persiane di ferro e mi fece notare che al centro non si congiungevano perfettamente e che chiunque, stando fuori, avrebbe potuto vedere all'interno della stanza. Le indicazioni sono rovinate dai 3 giorni di ritardo. Possono voler dire qualcosa oppure niente. Bene, Watson, non credo che Woolwich possa aiutarci oltre. Non è stato un gran raccolto. Vediamo se possiamo avere miglior fortuna a Londra. Prima però di lasciare Woolwich Station, aggiungemmo un altro manipolo alla nostra messe. L'impiegato della biglietteria ci raccontò in confidenza di aver visto Cadogan West, che conosceva bene di vista, il lunedì sera, e che era andato a Londra col convoglio delle 8:15 per London Bridge. Era solo e aveva preso un unico biglietto di terza classe. Al momento l'impiegato era rimasto sorpreso, vedendolo tanto agitato e nervoso. Gli tremavano tanto le mani che non riusciva a raccogliere le monetine del resto e l'impiegato aveva dovuto aiutarlo. Un'occhiata all'orario dimostrò che quello delle 8:15 era il primo treno che West potesse prendere dopo aver lasciato la fidanzata verso le 7:30. «Vediamo di ricostruire i fatti, Watson», disse Holmes dopo essere rimasto in silenzio per una mezz'oretta. «Non ricordo che in tutte le nostre indagini ci sia mai capitato un caso più difficile di questo da dipanare. Ogni passo avanti non fa che metterci davanti a un ulteriore ostacolo. Eppure abbiamo certo fatto dei progressi notevoli. In linea di massima, il risultato delle nostre ricerche a Woolwich si è dimostrato contrario a Cadogan West, ma gli indizi offerti dalla finestra si presterebbero a un'ipotesi più favorevole. Poniamo per esempio che sia stato avvicinato da un qualche agente straniero. L'incontro potrebbe essersi svolto in base a condizioni tali da impedirgli di parlarne, ma potrebbe aver incanalato i suoi pensieri nella direzione indicata dai commenti fatti alla fidanzata. Benissimo. Supponiamo ora che mentre si avviava a teatro con la ragazza, improvvisamente nella nebbia, avesse intravisto quello stesso agente che si dirigeva verso l'ufficio. West era un uomo impulsivo, di decisioni rapide. Il dovere veniva prima di tutto. Ha seguito l'uomo, è arrivato alla finestra, ha visto il furto dei documenti e ha pedinato il ladro. In questo modo viene a cadere l'obiezione che nessuno avrebbe preso gli originali quando poteva farne delle copie. L'estraneo doveva prendere gli originali. Fin qui il ragionamento fila. Qual è la prossima mossa? Adesso viene il difficile. Si penserebbe che in queste circostanze la prima cosa che il giovane Cadogan West avrebbe fatto sarebbe stata di acciuffare il malvivente e dare l'allarme. Perché non lo ha fatto? Il ladro poteva forse essere un funzionario di alto grado? Questo spiegherebbe il comportamento di West. O forse il ladro aveva seminato West nella nebbia e West si è diretto subito a Londra per andare a scovare casa sua, presumendo che sapesse dove abitava. Doveva essere un impulso molto pressante, dal momento che ha piantato la fidanzata in mezzo alla strada, nella nebbia, senza nemmeno tentare di mettersi in contatto con lei. E qui le tracce si perdono e rimane un'enorme lacuna fra le due ipotesi e il fatto che il corpo di West, con i 7 fogli in tasca, sia stato depositato sul tetto di un convoglio della metropolitana. Il mio istinto mi suggerisce di partire dall'estremità opposta. Se Mycroft ci ha fatto avere l'elenco degli indirizzi, potremo individuare il nostro uomo e quindi seguire 2 tracce invece di una. E infatti a Baker Street ci aspettava un biglietto. Un messo della pubblica amministrazione l'aveva portato con urgenza. Holmes gli diede un'occhiata e me lo lanciò. Ci sono molti pesci piccoli, ma pochi che si immischierebbero in una faccenda così grossa. Gli unici che vale la pena di prendere in considerazione sono Adolf Meyer,
13 Great George Street, Westminster, Louis Larotier, Campden Mansion, Notting Hill, e Hugo Orbestein, 13 Caulfield Garden, Kensington. Quest'ultimo risulta che fosse in città lunedì, ma che adesso è partito. Lieto di sapere che hai intravisto un po' di luce. Sollecitazioni urgenti sono giunte dalle più alte sfere. Se hai bisogno, tutta la forza dello Stato è alle tue spalle. Mycroft. Temo proprio, disse Holmes sorridendo, che in questa faccenda tutti i cavalli e gli uomini della regina non serviranno a molto. Aveva aperto la sua pianta di Londra e la stava studiando attentamente. Bene, bene, esclamò a un tratto in tono di soddisfazione. Finalmente il vento gira un po' dalla parte nostra. Sa, Watson, credo onestamente che dopo tutto ce la faremo. Mi diede una pacca sulle spalle con un improvviso scoppio di ilarità. Ora esco. Solo una ricognizione. Non farò niente di importante senza avere al mio fianco il mio fedele camerata e biografo. Resti qui e molto probabilmente mi rivedrà fra un'ora o due. Se si annoia troppo, prenda carta e penna e comincia a scrivere il suo racconto di come salvammo lo Stato. La sua allegria mi aveva contagiato, perché sapevo benissimo che non avrebbe tanto derogato dal suo solito comportamento austero se non ne avesse avuto buoni motivi. Rimasi ad attenderlo per tutta quella lunga sera di novembre, impaziente di rivederlo tornare. Alla fine, poco dopo le 9, arrivò un fattorino con un biglietto. «Sono a cena al ristorante di Goldini, Gloucester Road, Kensington. Mi raggiunga subito. Porti con lei un grimaldello, una lanterna cieca, uno scalpello e una pistola. Sherlock Holmes». Davvero un bel equipaggiamento per un cittadino rispettabile da portarsi appresso per le strade buie e nebbiose. Nascosi tutto nelle tasche del mio soprabito e andai direttamente all'indirizzo che mi aveva dato. Lì c'era il mio amico seduto a un tavolino rotondo accanto alla porta dello sgargiante ristorante italiano. «Ha già cenato? Allora mi faccia compagnia con un caffè e un curagao. Provi uno dei sigari del padrone. Sono meno perfidi di quanto ci si aspetti. Ha gli strumenti? Nelle tasche del cappotto. Benissimo. Lasci che le dia un'idea di cosa ho fatto e di quanto stiamo per fare. Ora deve apparirle evidente, Watson, che il corpo di questo giovanotto è stato collocato sul tetto del treno. Era chiaro fin dal momento in cui ho determinato il fatto che era caduto dal tetto e non da un vagone. Non avrebbe potuto essere stato buttato giù da un ponte? Direi che è impossibile. Se esamina i tetti dei vagoni, vedrà che sono leggermente convessi e privi di ringhiere. Possiamo quindi affermare con sicurezza che il giovane Cadogan West è stato collocato su un tetto. Ma in che modo? Questa, appunto, era la domanda alla quale bisognava rispondere. C'è un solo modo possibile. Lei sa che in qualche punto di West End la metropolitana corre in superficie. L'ho presa anch'io qualche volta e mi ricordavo vagamente di aver visto delle finestre proprio sopra la mia testa. Ora, poniamo che un treno si fermi proprio sotto una di quelle finestre. Che difficoltà ci sarebbe a depositare un corpo sul tetto? Sembra molto improbabile. Dobbiamo attenerci al vecchio assioma che quando ogni altra eventualità viene a mancare, quello che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. Qui ogni altra eventualità è venuta a mancare. Quando ho scoperto che il principale agente internazionale che aveva lasciato Londra viveva in una delle case che si affacciano sulla metropolitana, me ne sono talmente rallegrato che lei stesso si è stupito della mia frivolezza. Oh, allora era di questo che si trattava. Sì, proprio di questo. Il signor Hugo Orberstein, abitante al numero 13 di Caulfield Gardens, era diventato il mio obiettivo. Ho iniziato le mie operazioni alla stazione di Gloucester Road, dove un gentilissimo funzionario mi ha accompagnato lungo la strada ferrata, consentendomi così di appurare non solamente che le finestre posteriori di Caulfield Garden danno sui binari, ma anche una cosa più importante, che grazie all'incrocio con una linea di maggior traffico, i vagoni della metropolitana spesso rimangono fermi per qualche minuto in quel punto. Splendido, Holmes, ce l'ha fatta! Fino adesso, Watson. Procediamo, ma la meta è ancora lontana. Bene, dopo aver visto il retro di Caulfield Gardens, ho guardato la facciata
e mi sono accertato che il nostro uccellino aveva effettivamente preso il volo. È una casa imponente e, per quanto ho potuto vedere, senza mobili ai piani superiori. Orbestein ci viveva con un unico valletto, probabilmente suo complice e confidente. Non dimentichiamo che Orbestein si è recato sul continente per collocare il bottino, ma senza l'idea di fuggire. Infatti, non aveva motivo di aspettarsi un mandato di comparizione, e certo non gli sarebbe mai venuta in mente l'eventuale visita di un dilettante. E invece è proprio quello che stiamo per fare. Non potremmo ottenere un mandato e legalizzarla? Non con le prove che abbiamo. E che cosa speriamo di cavarne? Non si può dire che tipo di corrispondenza potremmo trovarci. Non mi piace, Holmes. Amico mio, lei rimarrà in strada a far la guardia. Della parte criminale me ne occuperò io. Non è il momento di fare gli schizzinosi. Pensi al biglietto di Mycroft, all'ammiragliato, al gabinetto, all'alto personaggio che aspetta notizie. Dobbiamo andarci. Per tutta risposta mi alzai da tavola. Ha ragione, Holmes. Dobbiamo andarci. Si alzò di scatto anche lui, stringendomi la mano. Sapevo che all'ultimo lei non si sarebbe tirato indietro, disse. E per un momento vidi nei suoi occhi qualcosa che più di quanto avessi mai visto somigliava alla tenerezza. È circa a mezzo miglio, ma non c'è fretta. Andiamoci a piedi, disse. Per carità, non faccia cadere gli attrezzi. Sarebbe davvero un'incresciosa complicazione se dovessero arrestarla come individuo sospetto. Clawfield Gardens era una di quelle serie di facciate piatte, con colonne e portico, così tipiche del periodo vittoriano che si trovavano nel West End di Londra. Nella casa accanto a quella che ci interessava, sembrava fosse in corso una festa di bambini, perché l'aria della sera risuonava di voci giovani e allegre e dello strimpellare di un pianoforte. La nebbia ancora incombeva nascondendoci nel suo amichevole grigiore. Holmes aveva acceso la sua lanterna illuminando il portone massiccio. «Non sarà molto facile», disse. «Sicuramente è chiusa a chiave e bloccata col catenaccio. Sarà meglio usare il seminterrato. Laggiù c'è una comoda arcata, nel caso dovesse capitarci addosso un poliziotto troppo zelante. Mi dia una mano, Watson, poi aiuterò lei». Un attimo dopo eravamo nel seminterrato. Sentimmo i passi di un poliziotto. Quando la loro soffocata cadenza si fu allontanata, Holmes si mise al lavoro sulla porta inferiore. Lo vidi chinarsi e armeggiare, finché con uno schianto sordo si spalancò. Ci infilammo di corsa nel passaggio scuro, chiudendoci la porta del seminterrato alle spalle. Holmes fece strada su per la scalinata ricurva, senza passatoia. Il piccolo raggio giallo della sua torcia illuminò una finestra bassa. «Ci siamo, Watson. Deve essere questa». La aprì e in quel momento si sentì un brontolio aspro, soffocato, che via via si trasformò in un fragore rombante, mentre un treno ci sfrecciava accanto nell'oscurità. Holmes fece scorrere la luce sul davanzale. Era ricoperto di uno spesso strato di fuligine per via dei treni, ma in alcuni punti quella superficie scura era sfocata e strofinata. «Vede dove hanno appoggiato il corpo?» «Ehi, Watson, questo cos'è?» «Non c'è dubbio, una traccia di sangue!» Indicava delle leggere chiazze sull'intelaiatura di legno della finestra. «Ce n'è anche un'altra sui gradini. La dimostrazione è esauriente. Restiamo qui fino a quando si ferma un treno». Non dovemmo attendere a lungo. Il treno successivo uscì rombando come il precedente dal tunnel, ma all'aperto rallentò. Poi, con uno stridio di freni, si fermò proprio sotto di noi. Dal davanzale al tetto del vagone non c'erano nemmeno quattro piedi. Quindi Holmes richiuse silenziosamente la finestra. «Fin qui siamo giustificati», commentò. «Lei che ne dice, Watson?» «Un capolavoro! Lei ha veramente toccato il massimo!» «Su questo non sono d'accordo. Dal momento in cui mi è venuta l'idea che il corpo potesse trovarsi sul tetto, e certo, non era un'idea troppo peregrina, tutto il resto era inevitabile. Se non fosse per i grossi interessi in ballo, il problema fino a questo punto sarebbe insignificante. Le nostre difficoltà devono ancora venire. Ma forse troveremo qui qualcosa che ci possa aiutare». Avevamo salito le scale della cucina ed eravamo entrati nelle stanze al primo piano.
Una era la sala da pranzo, austeramente ammobiliata, senza niente di interessante. La seconda una camera da letto, e anche quella non ci rivelò niente. La terza stanza appariva più promettente, e il mio amico si accinse a una sistematica perquisizione. Era piena di libri e di carte sparsi qua e là, e evidentemente serviva da studio. Con rapidità e metodo, Holmes vuotò cassetto dopo cassetto, credenza dopo credenza, ma nessun lampo di successo gli illuminò il viso. Un'ora dopo, eravamo esattamente al punto di partenza. «Quella maledetta volpe ha coperto le sue tracce», disse. «Non ha lasciato niente che potesse incriminarlo. La sua corrispondenza più pericolosa è stata distrutta o portata via. Questa è la nostra ultima speranza». Si trattava di una cassettina di sicurezza di metallo, sopra la scrivania. Holmes la aprì con lo scalpello. Dentro c'erano vari rotoli di carte, coperti di cifre e calcoli, senza nessuna nota per indicare a cosa si riferissero. Le parole ricorrenti, pressione idrica e pressione per pollice quadrato, suggerivano un possibile riferimento a un sottomarino. Holmes le gettò da una parte, con un gesto di stizza. Restava solo una busta, contenente dei piccoli ritagli di giornale. Li rovesciò sul tavolo, e dalla sua espressione intensa, capì subito che le sue speranze si erano riaccese. «Questo cos'è, Watson? Eh? Cos'è? Una serie di messaggi negli annunci di giornale?» A giudicare dalla stampa della carta, la colonna dei messaggi personali del Daily Telegraph. L'angolo in alto a destra della pagina. Questo deve essere il primo. Avevo sperato di avere più presto notizie. Termini accettati. Scrivere per esteso a indirizzo indicato sul biglietto. Pierrot. Poi viene... Troppo complicato per descrizione. Occorre il rapporto completo. Roba per lei pronta alla consegna della merce. Pierrot. Dopo... Faccenda preme. Devo ritirare l'offerta se contratto non completato. Prendo appuntamento per lettera. Confermerò tramite inserzione. Pierrot. E infine, lunedì sera dopo le 9, 2 colpi. Solamente noi. Non sia così sospettoso. Pagamento contanti alla consegna. Pierrot. Una registrazione completa, Watson. Se solo potessimo metter mani sul destinatario. Rimase seduto immerso nei suoi pensieri, tamburellando con le dita sul tavolo. Alla fine balzò in piedi. «Beh, forse non sarà così difficile dopo tutto. Qui non abbiamo altro da fare, Watson. Credo che dovremo fare un salto negli uffici del Daily Telegraph e concludere così il buon lavoro della giornata». Mycroft Holmes e Lestrade, ai quali avevamo dato appuntamento, erano arrivati il giorno seguente dopo colazione e Sherlock li aveva messi al corrente delle nostre avventure del giorno prima. L'ispettore scosse il capo alla nostra confessione di scasso. «Noi della polizia non possiamo fare cose del genere, signor Holmes», disse. «Non mi sorprende che lei ottenga più di noi dei risultati. Ma uno di questi giorni si spingerà troppo in là e lei e il suo amico vi troverete nei guai». «Per l'Inghilterra, la famiglia e la bellezza, Watson? Martiri per la patria». «Ma tu che ne pensi, Mycroft?» «Eccellente, Sherlock. Straordinario. Ma a che ti servirà?» Holmes prese il Daily Telegraph che era sul tavolo. «Avete visto l'inserzione di oggi di Pierrot?» «Cosa? Un'altra?» «Già, eccola qui. Questa sera, stessa ora, stesso posto, due colpi alla porta. Assolutamente vitale importanza. È in gioco la sua vita. Pierrot». «Per Giove!» esclamò Lestrade. «Se risponde, lo abbiamo in pugno!» «Questa era appunto la mia idea, quando ho messo l'inserzione. Credo che se poteste venire entrambi con noi verso le 8 a Caulfield Garden, ci avvicineremmo alla soluzione». Una delle caratteristiche più straordinarie di Sherlock Holmes era quella di arrestare l'attività del cervello per proiettare tutti i suoi pensieri su cose più dilettevoli e leggere ogni qualvolta si convinceva che ogni ulteriore sforzo intellettivo non avrebbe portato a nessun vantaggio. Ricordo che per tutta la durata di quel memorabile giorno si dedicò a una monografia sui mottetti polifonici di Lasso che aveva cominciato a scrivere. Per parte mia, non possedevo quella facoltà di astrazione e quella mi apparve perciò una giornata interminabile.
l'enorme importanza nazionale del problema, l'ansia diffusa nelle alte sfere, la natura diretta dell'esperimento in cui ci eravamo imbarcati, tutto contribuiva a farmi stare con i nervi tesi. E mi sentii sollevato quando finalmente, dopo una cena leggera, ci avviammo per la nostra spedizione. Lestrade e Mycroft si incontrarono con noi, come d'accordo, fuori della Gloucester Road Station. Il seminterrato della casa di Oberstein era stato lasciato aperto la notte prima, e toccò a me, visto che Mycroft Holmes rifiutò categoricamente, indignato di arrampicarsi sulla ringhiera, di entrare per andare ad aprire la porta d'ingresso. Alle 9 eravamo tutti seduti nello studio, in paziente attesa del nostro uomo. Passò un'ora, ne passò un'altra. Quando batterono le 11, i misurati rintocchi del grande orologio della chiesa sembrarono i rintocchi a morto delle nostre speranze. Lestrade e Mycroft si agitavano sulla sedia guardando l'ora ogni mezzo minuto. Holmes sedeva silenzioso e raccolto, ad occhi semichiusi, ma con tutti i sensi allerta. D'improvviso, con uno scatto alzò il capo. «Sta arrivando», disse. Un passo furtivo era risuonato fuori dalla porta. Ora tornava indietro. Sentimmo uno stropiccio di piedi all'esterno e poi due colpi secchi all'uscio. Holmes si alzò facendoci cenno di rimanere seduti. La lampada a gas nell'ingresso non era che un minuscolo puntino luminoso. Aprì la porta di strada e mentre una figura scura gli scivolava accanto, la richiuse col catenaccio. «Da questa parte», sentimmo che diceva, e un attimo dopo il nostro uomo era davanti a noi. Holmes lo seguiva subito alle spalle e quando si voltò con un grido di sorpresa e di allarme lo afferrò per il colletto trascinandolo di nuovo nella stanza. Prima che il nostro prigioniero si riprendesse, Holmes aveva chiuso la porta appoggiandosi di spalle ai battenti. L'uomo si guardò intorno a occhi sbarrati, barcollò e cadde a terra svenuto. Nella caduta il cappello a larghe tese volò via, la sciarpa gli scivolò dal viso e ci trovammo davanti la barbetta leggera e i lineamenti regolari e delicati del colonnello Valentine Walter. Holmes fischiò leggermente per la sorpresa. «Questa volta può anche darmi del somaro, Watson», disse. «Non era questo l'uccellino che cercavo». «Chi è?» chiese incuriosito Mycroft. «Il fratello minore del defunto Sir James Walter, capo della sezione sottomarini». «Sì, sì. Ora le carte parlano chiaro. Si sta riprendendo. Credo che sia meglio che lo interroghi io». Trasportammo il corpo quasi inerte sul divano. Il nostro prigioniero si mise seduto, si guardò intorno con aria terrorizzata e si passò la mano sulla fronte come uno che non crede ai propri occhi. «Che storia è questa?» chiese. «Io sono venuto qui a trovare il signor Oberstein». «Sappiamo tutto, colonnello Walter», rispose Holmes. «Come un gentiluomo inglese possa essersi comportato in modo simile va al di là della mia comprensione. Ma siamo perfettamente al corrente della sua corrispondenza e dei suoi rapporti con Oberstein. Come siamo al corrente delle circostanze relative alla morte del giovane Cadogan West. Le consiglierei di guadagnarsi almeno un minimo di credito col pentimento e la confessione, dal momento che ci sono ancora certi particolari che lei può dirci». Con un gemito l'uomo si nascose il volto fra le mani. Aspettammo, ma rimase in silenzio. «Le assicuro», riprese Holmes, «che conosciamo già tutti i dati essenziali. Sappiamo che lei aveva un disperato bisogno di denaro, che ha fatto fare una copia delle chiavi di suo fratello e che è entrato in corrispondenza con Oberstein, che rispondeva alle sue lettere tramite gli annunci del Daily Telegraph. Sappiamo che lunedì sera, approfittando della nebbia, lei è andato in ufficio, ma è stato visto e seguito dal giovane West, il quale probabilmente aveva già motivo di sospettare di lei. West la vide rubare i documenti, ma non poté dare l'allarme, poiché c'era la sia pur minima possibilità che lei prendesse quei documenti per portarli a suo fratello, a Londra. Mettendo da parte tutti i suoi impegni, da quell'onesto cittadino che era, West la pedinò nella nebbia e le rimase dietro fino a quando lei arrivò a questa casa. Allora l'affrontò, e fu in quel momento, colonnello Walter, che al tradimento lei aggiunse il crimine ben più grave dell'omicidio». «Non sono stato io»,
Non sono stato io. Giuro davanti a Dio che non sono stato io. Gridò il povero uomo. E allora ci dica come è morto Cadogan West, prima che lei ne deponesse il corpo sul tetto di un vagone ferroviario. Ve lo dirò. Giuro che ve lo dirò. Sì, è vero, di tutto il resto sono colpevole. È proprio come dice lei. Dovevo pagare un debito di borsa. Avevo assoluto bisogno di soldi. Oberstein mi offrì 5.000 sterline. Mi sarei salvato dalla rovina, ma in quanto all'omicidio sono innocente quanto lei. Allora cos'è successo? Aveva già dei sospetti e mi seguì, come ha detto lei. Non me ne accorsi fino a quando arrivai a questa porta. C'era una fitta nebbia e non si vedeva a 3 metri di distanza. Avevo bussato 2 volte e Oberstein mi aveva aperto. Quel giovanotto ci piombò addosso chiedendoci che cosa intendevamo fare dei documenti. Oberstein aveva un piccolo manganello. Lo portava sempre con sé. Mentre West ci seguiva a forza nella casa, Oberstein lo colpì sulla testa. Il colpo fu fatale e West morì dopo 5 minuti. Stava lì, per terra, nell'ingresso, e non sapevamo assolutamente cosa fare. Poi ad Oberstein venne l'idea dei treni che si fermavano sotto la sua finestra sul retro, ma prima esaminò le carte che gli avevo portato. Disse che 3 erano indispensabili e che le avrebbe tenute lui. «Ma non può tenersele», gli dissi. «Se non li rimetto a posto, scoppierà un putiferio a Woolwich». «Devo trattenerle», rispose, «perché sono cose talmente tecniche che è impossibile copiarle in tempo». «Devo riportarle indietro tutte questa notte stessa», insistei. Rifletté per un po', poi esclamò che aveva trovato il sistema. «Mi terrò quei 3 documenti», disse, «e metteremo gli altri nelle tasche di questo giovanotto. Così, quando lo troveranno, daranno sicuramente la colpa a lui». Non vedevo altra via d'uscita e facemmo come aveva suggerito. Aspettammo 1/2 ora alla finestra prima che un treno si fermasse. C'era una tale nebbia che non si vedeva niente e fu facilissimo calare il corpo di West sul tetto del vagone. E così finì la faccenda, per quanto mi riguarda. E suo fratello? Non disse niente, ma una volta mi aveva sorpreso con le sue chiavi e credo che sospettasse la verità. Glielo lessi negli occhi. Come sapete, non si è più ripreso. Nella stanza scese il silenzio, che fu interrotto da Mycroft Holmes. Non può riparare? La sua coscienza sarebbe più leggera, e probabilmente anche la sua condanna. In che modo potrei riparare? Dove si trova Oberstein con i documenti? Non lo so. Non le ha lasciato un indirizzo? Disse che eventuali lettere indirizzate all'Hotel du Louvre, a Parigi, gli sarebbero state recapitate. «Allora, ha ancora il modo di riparare», disse Holmes. «Farò qualsiasi cosa. Non devo certo della gratitudine a quell'individuo. È stata la mia rovina e il mio disonore». «Ecco le carte e penne. Si sieda e scriva quanto le detto. Come indirizzo, metta pure quello che le è stato dato. Così. E adesso scriva. Egregio signore, con riferimento alla nostra transazione, a quest'ora avrà senza dubbio notato che manca un dato essenziale. Ho un ricalco che completerà il tutto. Procurarmelo, però, mi è costato ulteriori fatiche e sono costretto a chiederle un compenso extra di 500 sterline. Non affiderò quel ricalco alla posta e accetterò solo oro o banconote in pagamento. La raggiungerei all'estero, ma se mi allontanassi dal paese in questo momento susciterei delle chiacchiere. La incontrerò quindi nella sala da fumo del Charing Cross Hotel, sabato a 12:00. Rammenti che accetterò solamente banconote inglese usate o oro. Questo andrà benissimo. Mi sorprenderebbe molto se non attirasse il nostro uomo. Lo attirò e come? Oramai la faccenda riguarda la storia. La storia segreta di una nazione spesso molto più interessante e familiare delle cronache pubbliche. Oberstein, ansioso di portare a termine il più grosso colpo della sua vita, cadde nella trappola e sparì per 15 anni in una prigione britannica. Nel suo baule furono ritrovati i preziosissimi piani Bruce Partington, che aveva messo all'asta in tutti i maggiori centri navali europei. Il colonnello Walter morì in carcere verso la fine del suo 2° anno di pena. Holmes se ne tornò tutto tranquillo alla monografia di mottetti polifonici di Lasso, che fu poi stampata in un numero limitato di copie
e che alcuni esperti definiscono l'ultima parola sull'argomento. Qualche settimana dopo, venni per caso a sapere che il mio amico aveva trascorso una giornata a Windsor, da dove era tornato con un fermacravatta di smeraldi piuttosto notevole. Quando gli domandai se lo aveva comperato, rispose che era dono di una certa benevola dama nel cui interesse aveva avuto la fortuna di portare a termine un piccolo incarico. Non aggiunse altro, ma suppongo che potrei facilmente indovinare il nome dell'augusta dama, e sono certo che la spilla di smeraldi ricorderà per sempre al mio amico l'avventura dei piani di Bruce Partington.